Ciao Amellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Il video di oggi è particolare perché si tratta di un unboxing, ma prima di iniziare ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd e esoterismo. Sì, Mellon, hai capito proprio bene, si tratta di un unboxing collaborativo con il mio Mellon Wizard Always. Lui mi ha mandato un pacco a tema Signore degli Anelli e io gli ho mandato un pacco a tema Harry Potter, perché lui è un appassionato di Harry Potter e fa unboxing a tema Harry Potter, quindi ti potrebbe essere utile in caso in cui tu fossi fan della saga di J.K. Rowling e magari stessi pensando di comprare qualche gadget di quelli belli 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 fatti bene, però non sai se ne vale la pena, se la qualità ne vale la pena visto che sono molto expensive, o magari se stai cercando di fare un regalo molto interessante per un tuo amico o una tua amica appassionata del mondo della Rowling, potrebbe farti comodo, anche perché i suoi unboxing sono molto onesti, molto semplici. E poi è bello vedere la collezione che lui ha, glielo ho detto, la tua collezione è bellissima, la fisserei per ore. Quindi ti lascio il link al suo canale in descrizione o anche qui sopra se riesco a farlo. Ma adesso vediamo cosa mi avrà mandato, perché sì, lui mi ha mandato il pacco a tema Signore degli Anelli e sono molto curiosa di sapere che cosa c'è dentro. Ta-da! Vediamolo meglio da vicino. Ed ecco qui come si presenta. Apriamolo un po' e vediamo com'è. Io devo dire che preferisco il formato Cuposket, però dato che voglio farmi la collezione della Compagnia dell'Anello, ricrearmi la Compagnia dell'Anello, e dato che non c'è il formato Cuposket, devo dire che versione Funko sono molto belli, cioè questo è bellissimo, non so se... Ehi, si muove anche la testa, raga, cioè si muove anche la testa, non lo sapevo. E poi è il Gandalf della scena di Moria, adesso tipo you shall not pass. Adesso devo avere per forza anche il Balrog per fare ricreare la scena, cioè devo dire che è bellissimo, i dettagli sono fatti benissimo. Non sembra il solito sporco qui, anzi, cioè, ok, deve essere sporco, però non sembra quello lì fatto malissimo, anzi, è fatto anche bene. Peccato che non riesco a farvelo vedere bene. E poi sta bene in piedi, non c'è rischio che cada, fatto bene. Peccato che non c'è i piedini, però vabbè. Devo dire che può essere un buon sostituto per un fan di Signore degli Anelli, se magari vuoi qualche gadget a tema. Dato che quelli dei Signori degli Anelli costano un fottio, quelli originali della Weta Workshop. Però devo dire che se vuoi qualcosa dei Signori degli Anelli, un Funko, fa caso tuo. E direi che sì, è una soluzione bella per fare una Compagnia dell'Anello. Grazie di cuore Wizard Always per avermi aiutato a far crescere sempre di più a piccoli passi la mia Compagnia dell'Anello, che sto cercando in tutti i modi di far crescere. E quindi Leggy, non sei più da solo, adesso c'è Gandalf. Grazie di cuore. E Mellon, se sei curioso di vedere cosa invece io ho regalato a Wizard, trovi il link qui o in caso in descrizione per vedere un po' cosa ci sarà dentro la scatola che gli ho mandato. E comunque, come hai potuto vedere, sì, il mondo di Harry Potter e il mondo tolkieniano si incontrano ancora una volta. Mi è piaciuto fare questa collaborazione per far vedere che comunque i due mondi possono essere molto collaborativi e possa venire qualcosa di molto carino, anche perché si sa che di solito i due fandom ci sono certe volte che si punzecchiano a vicenda, e quindi è stato carino poter mostrare che i due mondi possono collaborare in modo pacifico, anche perché ok, io faccio parte del mondo tolkieniano, però comunque mi piace lo stesso il mondo della J.K. Rowling, ok, non tantissimo come Arda e come il mondo che ha creato il professore, però comunque il mondo di Harry Potter mi piace tantissimo. Harry Potter in sé non è che mi faccia impazzire, però il suo mondo mi piace tantissimo, però diciamo che è quello che potrebbe essere più vero,
rispetto ad avere un'arda qui sul pianeta Terra. Quindi è molto più vicino a noi rispetto che a Arda, purtroppo. Quindi Mello, ti ringrazio tanto di aver visto questo video, spero che ti sia piaciuto e spero che ti abbia divertito. Fammi sapere, tu i Funko li tieni nella scatola o li lasci fuori? Sono curiosa perché io sono un po' in dubbio per la questione polvere. Quindi se hai dei consigli o dei suggerimenti lascia un commento sotto, perché sono molto felice e grata di avere un tuo aiuto. Questa volta sono io che ti chiedo aiuto. Quindi ti ringrazio tanto di aver visto il video fino adesso, ti ringrazio tanto di essere arrivato fin qui e di supportare il canale. Ti abbraccio tanto 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 forte per il supporto, ti ringrazio davvero tanto tanto di cuore e ringrazio tanto i nuovi iscritti al canale, vi accolgo a braccia aperte al clan, vi abbraccio forte 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 e ovviamente questo video è sempre... E ovviamente ringrazio anche i miei membri di Radio Ebrea e Sentieri Tolkieniani che supportano il canale, trovi il link in descrizione. Oggi ci sono tanti link, devo dire. Oggi ci sono tanti link, devo dire. E con questo è tutto, Mellon. Spero che il video ti abbia divertito e ti sia piaciuto. Fammi sapere tu come tieni i Funko, se li lasci nella scatola oppure li tiri fuori, perché io sono un po' in dubbio per la questione polvere. Quindi magari se mi puoi aiutare a capire come tenerli meglio, te ne sarei molto grata. Sto chiedendo io questa volta aiuto a te. Quindi se ti va, per favore lascia un commento sotto, perché ti sarei molto grata di avere un tuo aiuto. Ti ringrazio tantissimo di sostenere il canale avendo visto questo video o condividendo o scrivendoti o lasciando un like e un commento. Ti ringrazio tanto 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 e ti braccio 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 forte forte forte. E ovviamente ringrazio tanto i nuovi iscritti, benvenuti Melli, vi accolgo a braccia aperte al clan e vi abbraccio forte forte forte. E ringrazio anche i miei support Melli di Radio Brea e Sentieri Tolkieniani che supportano appunto il canale, trovate il link in descrizione. Sì, oggi è pieno di link il video. E se ti va Mello, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video che sarà a tema divinità norrene e ti auguro una magica e delfica giornata. Ciao Mello! Ah! E che Funko hai tu, signori Relli? Fammelo sapere!